Noi siamo partiti in ritiro, siamo arrivati a Coverciano che ci tiravano i sassi, i pomodori, era scoppiato lo scandalo Calciopoli, non si capiva nulla, c'era un caos incredibile. È difficile ricordare nelle prime settimane qualcosa di bello, perché poi c'avevamo gente arrampicata sui muretti che ci aveva preso di mira, poi magari noi non c'entravamo nulla. E questo poi è stato è storia, però era preso di mira il movimento calcistico italiano e per quello che mi ricordo io arrivai a Coverciano, fui uno dei primi e mi fermò una TV e poi vabbè, la TV tra le più importanti mi chiese, arrivo per primo, io dissi noi dobbiamo pensare a giocare, non sapevamo neanche noi che cosa stesse succedendo, cioè, era una situazione anomala. Quello ricordo più difficile. E poi il ricordo più bello invece è l'atterraggio in Germania, perché appena siamo atterrati in Germania sembrava come se non fosse successo nulla. Cioè, noi siamo partiti dall'Italia con un caos incredibile, atterrati in Germania, non si Niente, sentiva parlare zero. niente, zero. Tanti italiani che vivevano lì, tanti italiani che erano venuti a vedere il mondiale. Affetto incredibile, fin dai primi allenamenti, poi la prima partita. Quello è stato meraviglioso. Forse non lo so, perché poi siamo tornati da vincitori e c'era quella marea di gente da Pratica di Mare fino al Circo Massimo, non so quanti milioni di persone per strada Tutti e ad tu dici. attendervi. Sì, Tu dici mazzesco. com'è cambiata la situazione? In realtà non era cambiato nulla perché il processo era appena partito, però all'inizio se l'era presa con noi. Devo dire una cosa, io sono dell'82 e mi ricordo bene Italia 90 e nella festa inaugurale vedere Ciao è stato bello. Mi fa scendere le lacrime perché era una cosa meravigliosa. Ciao è veramente bello. Guarda che bello, Che certo. bello. L'unica mascotte senza faccia della storia dei mondiali, Ah, sì. però è meraviglioso. Cioè, ciao, è penso qualcosa. Cioè, non lo so, a me mi fa battere il cuore perché poi ho vissuto il mondiale, avevo 8 anni, al di là della delusione con l'Argentina. Però mi ricordo molto bene quei momenti del mondiale anche del 90, perché poi qui io abito a Roma, quindi figuratevi, la nazionale era qui nei Castelli in ritiro, quindi c'era. Ciao è meraviglioso, ragazzi, ciao è meraviglioso. Barone sta ancora aspettando il passaggio di Pippo? Ci scrive Peppino. Ah. Contro la Repubblica Ceca? Ridiamo sempre quando consumo di questa cosa. Poi uscì una volta sui social un video dove è stato Sì. montato che Pippo gli passa la palla a Gli passa Barone. la palla. Non so se ve lo ricordate, fu meraviglioso, Certo. è stato meraviglioso, ma tanto io avrei scommesso tutto sul fatto che un giocatore come Pippo andasse dritto, cioè Pippo lì non, Simone non l'ha neanche visto, cioè Pippo guardava la rete, un bomber come lui guarda solo i pali e la traversa e la rete, finito, quindi lui ha pensato solo a far gol, come sempre ha fatto, ne ha fatte 320, non so quanti ne ha fatti, quindi, però Simone c'era, questa è la cosa importante, cioè vedete, Simone c'era, ha fatto 40 metri perché il bello era questo. Quindi è giocato di meno rispetto agli altri, però Simone era lì, eravamo tutti carichi a battagliare. Meno male che ha fatto gol Pippo, perché se a parte già stavamo comunque vincendo, però 2-0 è meglio che 1-0. Courtois è stato il motivo per cui ho fatto l'esperienza del Chelsea, il suo infortunio mi ha portato e poi ho Quanto gli ha conosciuto insegnato? Cioè, c'è a qualcosa che Courtois. Courtois ha preso da te Io. negli allenamenti? E che ne so, sì, perché Allora, no? da me, Courtois ha un suo stile di parare, Ok. ognuno ha un suo stile. E secondo me, cambiando un pochino lo stile, poteva diventare ancora più forte. Qualche cosa gliela dissi e qualcosa poi ha imparato l'anno successivo, che arrivò Antonio Conte e portò Gianluca Spinelli, che è un preparatore portieri italiano, che attualmente è il Paris Saint-Germain a gestire tutta la parte dei portieri. E io lì ho visto un miglioramento forte di Thibaut e quindi avevo ragione sul fatto che,
secondo me lui cambiando qualcosa nel suo stile tecnico di interpretare il ruolo potesse diventare ancora più forte. E questo perché poi lo ha allenato un allenatore portiere italiano come Gianluca Spinelli, e lo ha fatto migliorare, crescere tantissimo e diventare poi uno dei migliori portieri al mondo.